Un evento eccezionale e particolarmente significativo per il paese di Bolognetta, il quale ha avuto la gioia di venerare l'icona della Madre di Dio, la Madonna di Pompei. Il servizio lo vediamo insieme. È approdata domenica 22 novembre a Bolognetta l'autocappella con l'icona della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei, accompagnata dall'equipe missionaria. L'iniziativa è coltivata da padre Don Pino Graziano, che ha avuto il fermo proposito di far arrivare a Bolognetta il preziosissimo quadro della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Del resto, da tempo oramai sono molteplici le iniziative forti del reverendo parroco di Bolognetta. Iniziative tutte improntate alla diffusione della parola di Dio, al rosario come preghiera dal cuore cristologico che manifesta, oltre la devozione a Maria, esprime la profondità dell'intero messaggio evangelico. L'importanza dell'evento e il grande impegno organizzativo per realizzarlo hanno coinvolto le confraternite, il comune, l'arma dei carabinieri e tanti, tantissimi fedeli. Le giornate sono state trascorse con l'icona sempre esposta nella chiesa madre con le lodi mattutine, la celebrazione eucaristica con gli ammalati e la supplica quotidiana alla Madonna di Pompei, seguita dalla Santa Messa animata dalle suore. Il sindaco di Bolognetta, Rino Greco, ha rivolto un caloroso saluto alla delegazione pontificia di Pompei e ha rivolto una toccante quanto significativa preghiera alla Madonna del Rosario, chiedendo la benedizione sulle popolazioni di Bolognetta, Marineo e Villafrati, i cui sindaci Franco Ribaldo e Giuseppe Scalzo hanno partecipato alla cerimonia eucaristica. L'orgoglio, il piacere, l'onore e la gratitudine di aver avuto con noi la delegazione della Madonna di Pompei. Sentimenti che estendo a Sua Eccellenza Prelato e Delegato Pontificio di Pompei, Monsignor Carlo Liberati, che non è potuto essere qui con noi. Saluto tutti gli ospiti, le autorità civili e militari e religiose, il sindaco di Marineo, Franco Ribaudo, che è anche presidente della Unione dei Comuni, e il sindaco di Villafrati, Giuseppe Scalzo. Questi sentimenti che esprimo, mi permetto di esprimerli anche in nome delle comunità di Marineo e di Villafrati. Poi esprimo i miei personali sentimenti di gratitudine per l'iniziativa coltivata da padre Pino Graziano di far arrivare a Bolognetta il preziosissimo quadro della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Con padre Pino Graziano ci lega un rapporto forte e fecondo di profonda collaborazione nel segno e nel nome
del comune servizio alla comunità e alla cittadinanza. E ora eccoci a noi, Vergine Santa. Grazie innanzitutto per la tua generosa presenza fra di noi. Grazie per essere a Bolognetta pellegrina sui sentieri della storia, portatrice di pace, speranza e amore. Io ora dirò una preghiera semplice che ognuno la può ripetere per sé mentalmente. E in questo momento la mente va a una persona che dovrebbe essere qua a cantare assieme, invece non c'è. Preghiamo la Madonna che gli dia la forza di poter ritornare fra di noi. Allora, Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre di Maria, ti ringrazio per tutte le grazie che tu concedi a quanti a te ricorrono. Nessuno mai ti ha pregato invano. Anch'io a te ricorro e ti supplico per la passione e morte di Gesù e per i tuoi dolori. Accoglimi, o Madre pietosa, sotto il tuo manto che è manto materno. Concedimi la grazia particolare che ti domando e proteggimi da ogni male, specialmente dal peccato, che è il male più grande. O Maria, Madre di Dio, o Maria del Rosario, riserva su questa umanità il fiume di grazia che sgorga dal tuo amore, al tuo amore infuocato. Prendi un sorriso e regalalo a chi non l'ha mai avuto. Prendi un raggio di sole e fallo volare là dove regna la notte. Fa, o Maria, Madre mia, che io goda sempre della tua amorosa protezione in vita e più ancora in morte, e che venga poi a vederti in cielo e ringraziarti e benedirti per sempre. E così sia. Arrivederci, Maria, buon viaggio. Ed allora certamente ringraziamo il Signore perché ci ha concesso questo. E ringraziamo sicuramente la Madonna. L'immagine stasera parte per Pompei, ma la Madonna rimarrà sempre con noi perché è una mamma e non può essere altrimenti, e quindi non può abbandonare i propri figli. Io ringrazio voi, la mia amata, amatissima comunità di Bolognetta. Tante cose abbiamo chiesto alla Madonna, tante ne ho chiesto io, ma una cosa in modo particolare, quello di essere noi di Bolognetta una famiglia parrocchiale, per poter glorificare Dio in questa comunità. Grazie Bolognetta, grazie. Grazie a questa comunità che ha aperto le porte del proprio cuore al passaggio di Maria e del suo figlio Gesù. Insieme a tutti voi desidero ringraziare le vostre autorità, il signor sindaco, i sindaci dei paesi vicini, il signor capitano dei carabinieri, il comandante della stazione e tutti gli altri. Ma un grazie speciale, consentitemi, lo devo al vostro meraviglioso padre. A questa comunità do due impegni. Continuate a pregare il rosario, così come abbiamo fatto in questi giorni. E poi l'altro, vi attendiamo a Pompei, perché numerosi possiate venire a ringraziare la Madonna per questo dono che vi ha fatto. I miei occhi in questi anni hanno visto tanto, hanno stretto tante mani, hanno fatto tanti chilometri, da un lato all'altro del mondo, credetemi, dall'Australia al Brasile, come vi dicevo prima. Tutti, tutti, insieme a voi, che per tempo siete gli ultimi, depongo ai suoi piedi, perché ella vi benedica.